Che mi sono posta per prima di aprire questo locale, dove mi piacerebbe bere un buon bicchiere di vino o una tazza di tè o caffè, e niente, è venuto qua. La prima cosa che mi è venuta in mente è a casa mia, un salotto, sul divano. E allora perché no? Perché non portare il salotto di casa in un locale anche appunto dagli altri, dalla gente. Al di là della novità, comunque il riscontro è stato veramente positivo, e senza presunzione credo di aver fatto anche un po' da apripista ai lounge bar, perché è stato il primo lounge bar qui a Como. Le proposte del Colonial sono comunque diverse dalle altre che possiamo trovare in altri bar, per cui questo mi dà la tranquillità e anche la voglia di continuare e di scoprire, ma per il semplice gusto di condividere. Mi danno la possibilità di condividere clienti, amici con loro, e io vado avanti. Cioè, la maggior parte dei libri provengono dalla mia biblioteca personale. Ormai questa è casa mia, per cui questa è la libreria di casa mia. Come puoi vedere, la libreria non è mai a posto, perché è sempre, sempre comunque consultata, e una libreria attiva, soprattutto sui tè, avendo io la passione per il tè, soprattutto sui tè è molto consultata, perché il tè richiede non il prendi e vai, ma richiede, ti costringe a regalarti qualche minuto in più. Quindi sul tè io ho posto maggiore attenzione. È un locale per golosi, io sono golosa e i miei clienti anche. Nonostante tutto, è un locale che comunque apre le porte a qualsiasi target, clientela. Fanno aperitivo in un altro locale adatto per aperitivi, e invece scelgono il Colonial Caffè per fare due chiacchiere con l'amica o con gli amici. Solitamente ti poni degli obiettivi, vorrei che fosse così, non vorrei che fosse questo nell'altro modo, però io volevo che il Colonial fosse un ambiente caldo, accogliente, basta. I know what you are, my friend, and where you're going to, I see the light in you, whispered out into the gloom. It changes, the heart of everyone. It changes, the heart of everyone.